C'è un'altra porta che è carina, è bella, potrebbe sembrare che è inutile, potrebbe sembrare brutta, già come si pone dice, e che ce ne facciamo di questa porta? La porta vecchia. Se è vecchia, buttiamola. O no? Facciamo una porta nuova. Perché restaurare una porta vecchia? E vi faccio notare un particolare che compare in questa ricostruzione della porta vecchia, che guarda caso non compare con le altre porte. Mentre con la porta delle pecore compare la parola consacrazione e non compare con le altre porte, la porta vecchia, oh, per quanto è vecchia, si fa rispettare. E dice, ah sì, tu mi reputi vecchio. E io, per essere ricostruita, voglio gli orefici. Voglio quelli che trattano l'oro. E infatti dice il testo, accanto a loro lavorarono alle riparazioni, parliamo della porta vecchia, il Gabonita, Melatia, gli uomini di Gabon, di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Uzziel, figlio di Caraia, uno degli orefici. E accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Con la porta vecchia compaiono orefici e profumieri. E ti faccio notare anche un'altra cosa. Voi mi concedete di passarvi questa rivelazione. Che quelli che lavoravano alla porta vecchia dipendevano dal governatore. Non vi dice nulla? Dipendere dal governatore. Dipendere dallo Stato, oro, profumo, ricchezza, profumo. A me questo mi parla di quella parte del popolo di Dio non vecchia, anziana, che ha superato una determinata età, che spesso è bistrattata, considerata vecchia, e invece, proprio perché è vecchia, trovi l'oro. Proprio perché è vecchia, trovi il profumo. Certo, dipendono anche un po' dal governatore, sono pensionati, dipendono dallo Stato, ma non per questo devono essere cancellati dall'opera di Dio. È la porta vecchia. E allora la mia preghiera è che la Chiesa abbia visione per gli anziani, che la Chiesa abbia visione per aprire case di accoglienza per gli anziani, case per anziani che non hanno come vivere, sostegni, aiuti, vicinanza, che il Signore susciti dei ministeri non che sopportano gli anziani, che supportano gli anziani. Basta una vocale. Che vocale vuoi? Diceva un vecchio conduttore televisivo. Scegli una vocale. Non che sopportano, oh quanto sono pesanti, ma che supportano. Perché che tu lo sappia o no, qui e non altrove, troverai l'oro, la ricchezza, l'esperienza, la forza dietro quegli occhi appassiti, quello sguardo. Certo che a volte magari ti raccontano fatti che ti hanno raccontato tantissime volte, è l'oro. Certo, magari cose, no, come per dire, le loro esperienze, però è un profumo, non è un cattivo odore. Perché quelle esperienze che ti hanno raccontato 50.000 volte, no? E che tu dici, basta ancora, è un profumo. Perché ti sta dicendo una cosa indirettamente, ti sta dicendo, guarda che qui c'è una vita da leggere, qui ci sono dei racconti a cui bisogna dare valore. Quello che sta raccontando 50.000 volte le cose, ti sta dicendo, diventerai vecchio anche tu. Anche tu entrerai a far parte della porta vecchia. Preghiamo che nella Chiesa del Signore ci siano dei Neemia seri,
che non vogliono fondare, mi perdoneranno i giovani, la porta dei giovani, la porta, no, come dire, del modernismo, una porta vecchia, e scoprire che questa porta vecchia è meglio non abbatterla, perché qui ci sono ricchezze che possono essere utili, oro e profumo. E io con questa porta stasera voglio concludere, ripromettendomi di riprendere i lavori con voi domenica prossima. Porta delle Pecore, una chiesa forte, consacrata, unita, come è unito il greggio, che estende la sua consacrazione dovunque va. Porta dei Pesci, la visione di andare fuori, pescare. Ma che ci importa? Qualcuno ha detto, ma non pensi che questo locale è già pieno? Non abbiamo avuto ancora già, alcuni si preoccupano che è già pieno. E che ce ne importa, fratelli? Ne apriamo un altro. Se ne andrà il fruttivendolo, che ne so. Se ne andrà il vicino a fianco, sperando che non sono in diretta e stanno sentendo. Se non se ne vanno, li farà andare via il Signore. Boh, che ce ne importa? Il nostro compito non è la nostra comodità. Il nostro compito è la restaurazione delle porte. Voglio dirti una cosa, per quanto tu possa pensare che noi siamo un numero importante, 600, 700, tra tutti i credenti forse 1000, nella provincia di Lodi ci sono 232.000 persone. Non abbiamo toccato ancora l'1%, quindi immagina un po' se possiamo stare tranquilli. Noi vogliamo andare in cielo, che un gran numero di abitanti di questa provincia e di altre province, noi siamo presenti, è entrato a far parte del corpo del Signore. Amen. E la porta vecchia, Signore, ministeri di assistenza, suscitali in mezzo a noi, appassionati, appassionate, che si mettono vicino a questa porta, non scocciati, non stufati, non come per dire speriamo che non me lo chiedano a me, ma persone che mentre la restaurano discernono e dicono qui c'è l'oro, qui ci sono storie, dobbiamo prendere e portarle, qui c'è profumo, profumo di vita, profumo di esperienza. Accanto a questa porta, orefici e profumieri che non furono messi manco vicino alla porta delle Pecore, pensate voi. Chiniamo insieme il capo e preghiamo. Alleluia. 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 La mia preghiera è che stasera ci sia Neemia in mezzo a noi. Che ci siano in mezzo a noi operai. Operai che concorrono per il progresso del regno di Dio. Porte. Ma la stessa parola porta ci parla di vita, si entra e si esce e si entra. Non pensi che l'opera di Dio sia una parola, sia un'opera di vita, un'opera in fermento. Certo, tra queste porte compariranno, lo vedrete domenica prossima, porte missionarie, porte di adorazione, porte che manderanno via le cose che non servono, le impurità. Oh, quanto è piena l'opera di Dio! Quanti talenti, quanti ministeri, quanta gente che viene messa al lavoro. Fratelli, come Chiesa, siamo sulla strada del non ritorno, abbiamo aperto la porta alla visione missionaria. Ora Dio
ci diede conto in larga misura e noi felicemente ci adopereremo per questo. Una Chiesa che lavora a 360 gradi, che si impegna per la realizzazione della costruzione delle mura, perché possiamo arrivare ognuno di noi nel suo tempo a dire: e le mura furono costruite. Alleluia. 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 Mentre cantiamo qualche cantico, meditiamo insieme. Alleluia. Resta ancora attento a quello che il Signore ti dirà. Alleluia. Te caida sarai e darà cada ma da sore che desciai. Alleluia. Alleluia. Tornarono a Giuda non per rilassarsi, ma per adoperarsi. Io stasera voglio fare solo un appello e basta, poi ci lasceremo, ma voglio farlo. Non voglio dire chi è per la porta delle pecore, chi è per la porta vecchia o per la porta dei pesci. Ma chi è per essere annoverato tra gli operai? Senza fare una scelta di campo, lasciando allo Spirito Santo la decisione. Se stasera andate a casa e leggete, guardate per favore quanti nomi, quante persone. Ah, dimenticavo, ci sono anche tante donne tra questi nomi, che le troveremo nelle altre porte. Quante sono arrivati lì? E una parola ricorrente, sapete qual è? Riparazione. Nell'opera di Dio c'è sempre qualcosa da riparare, vero? Anche la porta delle pecore, per quanto consacrata, è una porta da riparare ogni tanto. Signore, tu sei meraviglioso. Appello a tutti gli operai nel corpo di Cristo. C'è lavoro, ma tanto lavoro. Tanto, tanto lavoro per ogni porta. Ci sono tanti sbocchi nell'opera di Dio. E tu non sei un disoccupato. Non sei chiamata o chiamata a vivere con il reddito di cittadinanza spirituale. Sei un operaio. Sei un operaio. Sai cosa vuol dire
Tecnicamente la parola operaio vuol dire operoso, che si muove e produce. Il tuo movimento produce la manifestazione della gloria di Dio. Alleluia. Non ci sono figure manageriali, non ci sono figure di leader che guidano e loro non fanno nulla. Forse ci sono leader, ma che sono di esempio. E allora l'appello, mentre cantiamo questo cantico, è a quanti stasera avvertono un richiamo dallo Spirito per essere operai tra gli operai.